Allora, un festival dedicato ai record, sicuramente nel suo caso di record ce ne sono diversi, ma da dove si parte per arrivare a questi risultati? Qual è l'inizio di una carriera tanto di successo? Penso che si possa partire da un detto inglese, no pain, no gain. Fondamentalmente se non ci si impegna non si ottengono grandi risultati, e con tanta passione, perché la passione è un motore che nella vita, nel lavoro, in tutto, è veramente un motore grandissimo e fortissimo. Ecco, un ricordo particolare della sua carriera? Beh, quando alla giovanissima età di 18 anni sono diventato aspirante guida, e sono diventato l'aspirante guida più giovane d'Italia e d'Europa, per 5 anni sono rimasto tale, per cui posso far capire chi è nella vita volere e potere. Giovanissimo ho fatto gli esami con tanta passione, tanta determinazione e impegno, e ho raggiunto questo primo grande obiettivo per poi continuare con tutte le salite, i vari 8000 eccetera. Ecco, no pain no gain è partito da qui. Qual è il più grande pain, qual è quindi il più grande dolore, la più grande fatica? Il più grande dolore, penso aver perso 11 colleghi di salita al K2, e poi di conseguenza il grande dolore legato all'amputazione. Non solo un dolore fisico, ma anche un dolore mentale, perché riuscire a resistere a questo. E ora ha scritto un libro dedicato alla sua carriera. Che cosa racconta all'interno di questa, come dire, narrazione? Questo è il terzo libro, perché il primo libro è stato Giorno di ghiaccio, Ricominciare, e questo è il terzo libro. È un libro veramente entusiasmante, che racconta tanto, ma non racconta solo di alpinismo, ma racconta di vita, di una vita vissuta rincorrendo in questo caso i 14.800, ma una vita anche vissuta ad aiutare le persone, e come nel 2016 nella ricostruzione della scuola dopo il terremoto del 2015 in Nepal, devastante, dove sono morte tantissime persone. Per cui racconta tanto di Marco, della sua vita, e anche delle persone che hanno aiutato Marco in questa crescita non solo alpinistica.